Eludere l'intervento di Ruggeri, ora Alde, Romanini, pallone che schizza alla fine verso Achenza con il destro. Achenza, applausi, ma il pallone è fuori per questo fendente con il destro da parte di Achenza. Rosso nero toscano, Romanini, adesso Achenza, pallone ancora buono, occhio ad Andrea Ferre, gol! Praticamente un rigore in movimento per Andrea Ferré, che con il destro viene a raccogliere il giubilo dei propri tifosi. 1-0 a Cileon. AC Leon 1, Ponte San Pietro 0, terzo turno del campionato di Serie di Girone B. Critta, palla dentro e attenzione al fisco del direttore di gara. Concina su Capelli, calcio di rigore per il Ponte. Fisco del direttore di gara. Va Ferré rapito, spiazza Pulse. Nulla da fare per il portiere della Leon. 1-1. Ruggeri, Bertazzoli, tunnel su Achenza, Bertazzoli a spazio, Bertazzoli la botta, Pulse in angolo, ecco Andrea Ferré, la battuta è forte, Romanini, gol! Romanini, anzi Jacopo Ferré, l'inserimento all'altezza del dischetto e il gol ancora una volta da parte di un Ferré, questa volta Jacopo. 2-1 a Cileon. Puntuale, si direbbe in questo caso, come un orologio svizzero, il duplice fischio del direttore di gara che dopo 45 minuti di gioco manda tutti negli spogliatoi per il riposo. Il parziale qui a Vimercate è a Cileon 2, Ponte San Pietro 1. Il tiro cross di fatto di Malinverno. Ancora nessun ammonito, intanto Capelli con l'uscita di Pulse, pallone ancora che rimane lì, Cretti, Ferreira Pinto, ancora spazio e possibilità per il numero 17 che allarga verso Ruggeri, il cross con Pulse e attenzione al tocco con la protesta da parte del Ponte San Pietro che però si dovrà accontentare dell'angolo. Pallone ancora buono per Ruggeri, attenzione Capelli, il gol! E il gol sul filo dell'offside, il numero 11 ha bucato la retroguardia della Leone. Allora adesso qui a Vimercate siamo 2-2. Assolutamente obiettivo centrato, visto il 2-2 firmato Capelli al minuto 10. Andrea Ferré, Bonseri, area di rigore, Bonseri il suo destro, anche deviato da Malinverno e da Alborghetti, preda di Rota. Ronchi, si propone Villa, Ronchi va per l'azione personale, al limite dell'area arriva il traversone praticamente deviato prima da un difensore, poi da Rota in angolo, che regge ormai da 22 minuti, decimo del secondo tempo. Capelli intanto, Bertazzoli, offside però per l'attaccante classe 88. Cerini sale insieme agli altri, Salvi anche la sfera, attenzione che arriva nella zona di Ferreira Pinto e poi Malinverno con il mancino che sciupa una importante azione per il Ponte. Villa tocca Cretti solo per un attimo, occhio a Ferré dentro l'area di rigore, palla dentro per Marinoni, si salva il Ponte e poi la girata dallo stesso Marinoni con la sfera controllata da Rota. Se ne occupa Moreo in mezzo all'area di rigore, svetta alla fine Ferreira Pinto, ci prova Achenza direttamente in porta, attenzione al miracolo di Rota su Marinoni. Il risultato dunque sagomato dalle reti di Andrea Ferré, Ferreira Pinto su calcio di rigore, Jacopo Ferré e Capelli, il finale qui a Vimercate e a Cileon 2, Ponte San Pietro 2. Diciamo che siamo partiti sotto, siamo provati a riammettere a posto, abbiamo riammesso sotto, però siamo soddisfatti che in un campo così recuperare due volte per noi è un risultato importante, visto che siamo anche noi una squadra molto giovane quest'anno, quindi è meglio sommare la classifica e fare punti e guardare avanti.
Sì, diciamo che per questa squadra qua bisogna ancora fare i punti in casa, anche se domenica scorsa abbiamo fatto una grande partita, secondo me siamo stati sfortunati negli episodi, però questo fa parte di questo campionato, che quando prende un gol a rimbaltare le partite è difficile, quindi oggi questo punto per noi qua è stato un punto meritato, ma è anche giocato la partita, quindi le due squadre giocate a viso aperto, siamo combattuti e diciamo che sia per noi sia per loro il pareggio è il risultato giusto. E tra tutti i Ponte San Pietro che hai visto in questi anni, dove potete arrivare? No, noi siamo una squadra che vogliamo salvare soprattutto, l'obiettivo di questa squadra è salvare, però vogliamo dimostrare in questo campionato che possiamo fare bene, possiamo divertirci. L'obiettivo è arrivare alla parte sinistra della classifica. Sì, è un peccato perché oggi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita, preparata in settimana e poi applicata sul campo. Siamo riusciti a riportarla in vantaggio a fine primo tempo, ho chiesto ai miei ragazzi di rientrare forte perché comunque la partita era a ritmi alti, nonostante non sia stata una partita bellissima a livello di gioco, era a ritmi alti e quindi gli ho chiesto di metterci da subito quella gara che serviva per magari andare a segnare il 3-1. Abbiamo preso un gol brutto, adesso lo rivedrò dalla panchina, mi è sembrato su una palla nostra dove siamo scontrati, ci siamo fermati e abbiamo preso il 2 pari e poi da lì invece la squadra mi è piaciuta perché se c'era una squadra che doveva far gol eravamo noi, peccato non essere riusciti a farlo. Ecco. Diciamo che qua e là qualche errore di gioventù nella categoria. Sì, stiamo facendo errori di gioventù ma stiamo anche prendendo la consapevolezza che, come dicevo nell'intervista precedente, questa categoria possiamo farla e possiamo farla anche bene. Mi fa piacere vedere i ragazzi in spogliatoio aver preso questa partita quasi come una sconfitta, vuol dire che la mentalità è quella giusta, non c'è miglior medicina del lavoro, quindi alziamo la testa e prepariamo la trasferta di San Giuliano di mercoledì. Sapevamo e volevamo fare punti, una partita comunque complicata contro un avversario che tanti anni che fa la categoria, giocatori esperti, bravi a gestire i momenti e il rammarico appunto sono i 3 punti che mancano, però ci siamo detti comunque di provare a muovere la classifica in tutte le gare. Portiamo a casa al punto quello che non siamo riusciti a portare a casa domenica scorsa a Brusaporto, che abbiamo un po' buttato, diciamo. Però c'è rammarico, però tutto sommato la prestazione c'è stata e la risposta della squadra anche, quindi va bene così, dai. Da quanto non capitava che voi i due Ferré segnaste nella stessa partita? Ma oddio, qualche volta è capitato negli anni scorsi, anche se non sbaglio col Castagnato l'anno scorso, quindi no. Succede di rado, ma succede, fa piacere. Ripeto, avessimo portato a casa i 3 punti sarebbe stato bellissimo. Va bene così, nel senso che, ripeto, importante è muovere la classifica. Quando non si può vincere, importante è non perdere.